Eccoci, buonasera da Alessio Buonpasso, bentornati alla C Sport. È la seconda puntata, abbiamo davvero una vagonata di roba da raccontarvi, temi caldissimi anche stasera, tra pochissimo vi racconteremo tutto. Prima i nostri ospiti di oggi, partendo da Dario Maccarone. Ciao Dario. Ciao, buonasera Alessio. E Gerlando Termini. Buonasera, ciao. Sono qui perché ci racconteranno e ci spiegheranno anche un'iniziativa davvero curiosa che riguarda gli avvocati. E poi Maria Chiara Sigillò, ciao! Buonasera Alessio, buonasera ai nostri telespettatori. Subito notizia bomba, o meglio l'anteprima insomma della notizia che è arrivata pochissimi istanti fa, ce l'aveva data ieri direttamente il direttore tecnico della Vibonese Simone Lo Schiavo. La Vibonese tornerà in campo domenica? Esatto, la Vibonese tornerà in campo, è ufficiale, è uscito anche sul sito, possiamo vedere sul sito ufficiale della Vibonese, quindi scenderà in campo per la partita di campionato contro Portici. Ripercorriamo però tutta la vicenda da quello che è successo ieri proprio nei nostri studi, con quello che ci aveva dichiarato Simone Lo Schiavo, e poi sentiremo anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Antonio Cosentino. Via! In termini logici e giuridici si potrebbe ragionare in un ritorno in campo domenica, perché quella sentenza è stata annullata, quindi con rinvio. Quindi la sentenza che ci poneva giustamente in una categoria che ci competeva per quelli che erano stati gli esiti processuali è stata annullata con rinvio a un altro grado di giudizio. Quindi formalmente adesso siamo ritornati alla situazione antecedente il 24 agosto. Insomma, questo è quello che ci aveva raccontato in anteprima Simone Lo Schiavo, direttore tecnico della Vibonese. Da lì abbiamo insomma cercato di approfondire la notizia e abbiamo sentito il presidente della LND, Antonio Cosentino. Lo sentiamo insieme proprio in una telefonata, era impegnato in altro, in una riunione a Roma. Sentiamolo per un attimo. Questo vogliamo sentire. Questo diciamo, potrebbe essere... Potrebbe saperlo quello della Serie D, io non ho riferimenti al momento su... So quello che ho letto sul giornale, che gioca in Coppa Italia, ma non ho riferimenti perché io sono fuori sede. Ritengo che se parla Coppa Italia sarà anche la partita di campionato. E in effetti, insomma, poi praticamente una notizia ufficiale, quella che ci aveva detto Cosentino proprio esatto. Al tuo telefono. Esatto, quindi è ufficiale. La Vibonese torna in campo, torna in Serie D. Torna in Serie D, quindi si giocherà con il Portici domenica. Facciamo vedere anche il sito, notizia apparsa proprio qualche minuto fa, proprio sul sito ufficiale US Vibonese. Lo vedete proprio in apertura nella home page Vibonese VS Portici, gara in programma il 24 settembre. Allora io chiederei proprio a voi due, che tra l'altro siete di Vibo Valentia, insomma davvero una situazione incredibile quella che è venuta fuori, no, in quest'estate, Damiano. È paradossale perché dire con ingiustizia ormai si sente dappertutto, però il problema è che io credo che FIGC e LND, che siano organi di garanzia, dovevano garantire appunto la legalità in questo caso, ormai si sa che non è stata garantita. Il problema è che in questo caso secondo me l'aggravante è che non avevano nessuna società da tutelare, perché se avessero avuto un'altra società della stessa categoria da tutelare, allora avrei ancora capito le loro motivazioni per ricorrere e per comunque adire gradi di giustizia superiore. Qui c'è solo un torto, non c'è giustizia. Questo. Gerlando, un ambiente che si è surriscaldato, no? Quello della Vibonese, ma un po' di tutta la città. Sì, no? Abbiamo assistito a un'ingiustizia sportiva che ormai si è consumata. E non possiamo fare altro che andare allo stadio tutti quanti e sostenere i nostri colori. Anche perché la società ha una dirigenza molto valida e certamente torneremo presto nella Lega che ci meritiamo, insomma. La Serie C, che è un po' insomma quello che ci diceva Maria Chiara ieri proprio lo stesso Simone Lo Schiavo. In campo però insomma tra pochissimo tornerà il Crotone, turno infrasettimanale proprio di Serie A contro l'Atalanta. Abbiamo sentito il tecnico. Sì, abbiamo sentito le dichiarazioni di Davide e Nicola. Andiamo a sentirle proprio con il contributo live. Il gioco dell'Atalanta è un gioco ormai consolidato, è una squadra che ha
dei giocatori molto molto forti e importanti come Ilicic, Gomez, insomma, ce ne diversi, giusto per citarne qualcuno. E a molti giovani negli anni ha costruito un percorso così che il loro gioco è un gioco che non è difficile da leggere, ma è difficile da contrapporsi perché è una squadra molto, molto coraggiosa, una squadra molto aggressiva, sempre quasi al limite del fallo. È una squadra che ha una capacità di avvolgerti sulle fasce e di conquistarti la profondità come poche. Non è che lo dico io, lo dicono ormai il campionato dell'anno scorso e lo dice soprattutto le partite che stanno avendo anche ravvicinate, pur mantenendo sempre un'ottima condizione. Poi comunque avete visto la domanda anche che gli ha rivolto Marocchi a Gasperini. Gasperini come ha risposto? L'Atalanta può fare anche 10 partite in 10 giorni, mentalmente è sempre molto preparata, è sicuramente una squadra rognosa, molto rognosa. E il percorso che hanno fatto li porta adesso a magari a schierare giocatori senza, anche diversi senza far notare troppo la differenza. Allora, questo era Davide Nicola. Pochissimi minuti dal match, 20:45, Atalanta-Crotone, un Crotone insomma, che riabbraccia il suo passato con Gasperino, un Crotone che deve però cambiare marcia in campionato. Ci colleghiamo a Bergamo con il collega Salvatore Regalino che ci racconta le ultimissime. Ciao Salvatore. Buonasera, buonasera, bentrovati. Sì, come dicevi tu, il Crotone deve provare a cambiare marcia, non bastano più le prestazioni, ma adesso servono i punti, assolutamente sono quelli che poi fanno la differenza. Nicola cambia parecchio quest'oggi qui a Bergamo perché sfrutta il turno infrasettimanale per far riposare qualcuno e per provare qualcun altro, tra virgolette. Infatti il giovane Tumminello, arrivato dalla Roma, giocherà dal primo minuto a sostituire Budimir davanti insieme a Tonev, confermato il bulgaro dunque come seconda punta. Cambia qualcosa anche a livello di assetto tattico perché giocherà con una specie di 5-3-2, se vogliamo, un 3-5-2 con Ceccherini, Aiete e Cabrera a formare i tre difensori centrali, Pavlovic a sinistra al posto di Martella e a destra Stampinisi, poi in mezzo Rodien, Isco e Barberis, come detto davanti le due punte Tonev, Tuminello. Ci si aspettava uno schieramento a specchio da parte di Nicola, ma certo non così tanti cambi. Salvatore, lo diceva anche Davide Nicola poi in conferenza stampa, la presentazione della partita. È chiaro che c'è un problema, no? Là davanti, pochissimi gol, però lui ha detto: io sono sicuro, no? Che questa squadra, con tutto quello che costruisce, e lo ha fatto anche benissimo contro l'Inter, prima o poi segnerà, prima o poi arriveranno anche i 3 punti. Anche se Salvatore è sembrato, insomma, rivedere un po' un film già passato lo scorso anno, quegli ultimi minuti catastrofici, almeno in termini di risultato per il Crotone, no? Sì, per quanto riguarda il problema del gol, Nicola, lo hai detto tu, non è preoccupato, sarebbe preoccupato se la sua squadra non avesse creato occasioni. Di occasioni ne ha create, è vero che poi non è riuscito a sfruttarle, ma insomma l'allenatore deve analizzare bene le prestazioni al di là dei risultati. Certo, è vero, a tratti è sembrato di rivedere il problema dello scorso anno, no? Quei minuti finali che sono diventati fatali anzi, sono stati fatali per tantissimi mesi, per 4-5 mesi, per buona parte di campionato. Certo, però la situazione è abbastanza diversa, è un settore molto diverso rispetto allo scorso anno. Nicola ha detto anche nel corso delle settimane che ha visto alcune cose in campo quest'anno che lo scorso anno ha visto dopo 18-19 gare. Ciò vuol dire che la sua squadra è già comunque ad un livello superiore rispetto allo scorso anno. È chiaro che poi ci sono i nuovi da inserire, non è mai facile inserirsi in un contesto come quello crotonese, capire cosa vuole il mister piemontese. Dunque, Nicola è convinto che comunque prima o poi i risultati arriveranno e si fida dei suoi giocatori. Ha aggiunto anche questo: voglio che i giocatori si fidino di loro stessi, perché io mi fido di loro, ma adesso devono credere di più in loro stessi. E quando Davide Nicola, insomma, è convinto di una cosa, è bene crederci, basta guardare, insomma, quello che è successo lo scorso anno. Tra l'altro anche tu eri uno dei pochissimi, dobbiamo dirlo e dobbiamo rimarcarlo, a credere, no, in questa squadra contro l'opinione pubblica, contro anche una grandissima parte della stampa. Eri uno dei pochissimi a dire: attenzione, perché il Crotone si salverà. Beh, guarda, a un certo punto forse verso gennaio, febbraio non ci si credeva più neanche noi, però una cosa era certa: guardando le prestazioni, guardando i 90 minuti della gara, perché noi comunque le partite le abbiamo viste tutte sino alla fine, si vedeva che c'era un qualcosa. Ecco, il Crotone non perdeva
non era dominato dagli avversari, non era in balia degli avversari. Ecco, per questo noi nutrivamo alcune speranze. Mancava sempre quel qualcosa in più, no? Che poi per fortuna è stato trovato, con un po' di fortuna e con anche la complicità dell'Empoli, se vogliamo, no? Però quello che ci ha insegnato lo scorso anno è crederci fino alla fine, perché il calcio può regalare delle emozioni clamorose e bisogna crederci veramente fino all'ultimo secondo, un po' come nella vita, no? Se vogliamo. È vero. Grazie Salvatore, buona partita, ci risentiremo sicuramente nel corso di questa stagione. Ciao, alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Insomma, queste un po' le ultimissime notizie che arrivano da Bergamo. Con il Crotone praticamente in campo contro l'Atalanta, si cercano i primi tre punti della stagione. Andate a guardare voi il Crotone, avete visto qualche partita? A cercare i biglietti, ma sono introvabili, oppure a prezzi astronomici, quindi... Difficile. Per adesso, è difficile, così, è a Reggio era più semplice, quando c'era la regina era molto più semplice assistere alle partite. Insomma, è anche un po' più difficile raggiungere il Crotone, si sta cercando anche di risolvere questo tipo di problema. Ci sono un po' di notizie che riguardano la Serie D. Intanto la Vibonese ha abbracciato in maniera ufficiale il difensore Enrico Altobello, ex Salernitana, Messina e Bari. Finalmente si è potuto procedere al tesseramento dopo appunto il via libera purtroppo per il club rossoblù alla Serie D. E poi un'altra notizia di mercato. L'altra notizia si arriva dall'isola Caporizzuto. Rinforzo in attacco, già domenica nella gara contro l'Ebolitana ha esordito la punta classe 94 Davide Leto. Nella passata stagione ha giocato con la maglia dell'Avezzano realizzando 9 gol. Altro bel giocatore questo che va ad arricchire un gruppo anche qui a caccia e in cerca di i primi punti soprattutto in Serie D. Stiamo attendendo l'udienza, o meglio il colloquio in Procura Federale a Roma. Oggi era previsto proprio l'ingresso in Procura dell'ex, ormai ex presidente del Catanzaro, Giuseppe Cosentino, in merito alla tentata combin tra Catanzaro e Avellino. Insomma, sapete un po' quello che è successo in questa estate. Si parla appunto di una tentata combin con un Cosentino che è stato chiamato più volte a colloquiare con i giudici della procura, da lì però insomma per problemi di salute l'ex patron Gelo Rosso non si è presentato. Oggi il grande giorno, dovremmo avere in collegamento telefonico l'avvocato Sabrina Rondinelli, però ancora l'udienza è in corso. Qualora insomma prima di chiudere questa puntata dovessimo riuscire a rintracciarla, e soprattutto dovesse finire il colloquio tra la procura federale, lo ricordiamo, e Giuseppe Cosentino, avremo in collegamento telefonico l'avvocato Sabrina a Rondinelli. Parliamo però adesso della vostra iniziativa. Ma come vi è venuto fuori, insomma, ad organizzare un torneo tra avvocati? Effettivamente gli avvocati hanno poco a che fare col pallone, però diciamo che tutto è nato da una chiacchierata in tribunale. Era troppo tempo che non si organizzava. Noi abbiamo raccolto un testimone, ci dicono, si narra che nel 92-93 ci fosse stata una prima edizione. Non se lo ricorda nessuno. Quindi abbiamo un attimino provato a svecchiare la classe, e poi noi giovani, insomma, io ci sto uscendo dalla fase giovani o dall'area giovani, abbiamo cercato di semplicemente risvegliare quel nostro spirito corporativo, di corporazione che deve esserci, deve animare ogni organizzazione di questo tipo, anche perché sinceramente si parla sempre in accezioni negative, con toni negativi della giustizia. E qui è soltanto un'iniziativa A, per divertirsi, e B, con scopi benefici. E quindi assieme a Roberto Lascala, Gerry Termine e Francesco Massara ci è venuta questa idea, e non ci aspettavamo neanche di essere invitati qui, ecco, quindi penso che abbiamo avuto un piccolo successo. Gerlando, si accennava anche all'aspetto sociale, no? Perché c'è un bel messaggio poi alla fine, e soprattutto qualcosa di concreto, no? Sì, abbiamo in pratica deciso di devolvere la somma che sarà ricavata in beneficenza. Parlando tra di noi, abbiamo scelto la pediatria, il reparto di pediatria di Vibo Valentia. Abbiamo già parlato con il primario, la dottoressa Procopio, che si è dimostrata una persona squisita, e ci stiamo attivando con il direttore sanitario affinché ci dia modo di devolvere poi questa somma, che sarà destinata, posso già dirlo,
nella pediatria esiste una sala giochi per i bambini, andremo ad attrezzarla con nuovi giochi wow. per i bambini. Ecco lo sport che vogliamo raccontare anche da questo studio. Beh, perché siete qua? Non soltanto ovviamente per la bellissima iniziativa che state portando avanti, ma perché all'interno di la C-Sport si guarderà anche a quelle che sono un po' le iniziative amatoriali. E beh, oggi parte questa nuova rubrica che si chiama La mia partita, un file, insomma un video subito inviato da Reggio Calabria con, guardate cosa ha combinato questo ragazzino dei Pulcini, proprio lì in riva allo stretto. Mamma mia che gol, gridavano questi ragazzini, insomma, dei Pulcini di Reggio Calabria, ci hanno scritto fate vedere questo gol, perché vogliamo dare anche, insomma, un po' di voce, un po' di notorietà a quelle che sono le partite amatoriali, non soltanto di calcio, lo faremo anche poi in tutte le discipline. Inviate i vostri video poi ai vari numeri, ai vari contatti che usciranno e sono già usciti in sovraimpressione. Per chiudere, voi giocate insieme o contro? Contro. Contro? Sì, certo, sì, certo, sì. Che sì. Otto squadre, credo che ci sarà anche una finale barra triangolare femminile, tutta al femminile, anche perché le signore si sono sentite escluse da questa iniziativa e vogliono partecipare, stiamo realizzando anche un triangolare femminile, quindi 150 avvocati pronti a giocare. Vedremo qui. Soprattutto quella. Beh, il pubblico penso che sarà alla fine concentrato sulla finale femminile, non so perché, però poi alla fine è così. Sapete che anche il marito di Maria Chiara Sigillò gioca a calcio a 5, giusto? Giusto, giusto, in Serie D, a Pizzo. Lo salutiamo. Mister Evoli allora, a questo punto che lo allena. Certo, salutiamo assolutamente Mister Evoli e lo inviteremo presto nei nostri studi. Saremo accusati di nepotismo, questo è la C-Sport. Grazie per essere stati con noi anche stasera. Purtroppo l'udienza è in corso, il colloquio tra la Procura Federale e Giuseppe Cosentino, ormai ex patron del Catanzaro, è ancora in corso. Non possiamo dirvi praticamente nulla, appunto, se non che ancora il colloquio è in corso. Evidentemente ci sono tante cose da dire che vi racconteremo, evidentemente, domani poi nel corso della nostra informazione, poi ancora con la C-Sport. Ci rivediamo domani 19:45, sempre domani. Buona serata. Buona serata ai nostri ospiti. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie. A voi tutti ancora buona serata da Alessio Buonpasso.